In Ucraina in questo momento si stanno combattendo due guerre, una con le armi tradizionali e l'altra a colpi di fake news. Sull'argomento abbiamo intervistato Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università di Messina e presidente dell'Osservatorio nazionale sulle fake news di Confassociazioni, che da anni studia il fenomeno della disinformazione. Dobbiamo pensare a quanta democrazia ci è rimasta, perché le ultime ore ci dicono delle cose che sono incredibili. Chiuso Facebook, rimane solo TikTok stranamente cinese. In Russia i giornalisti possono avere multa da 44.000 euro oppure 15 anni di carcere se non si allineano con quello che dice il Cremlino. Oggi Putin ha cambiato anche il significato delle fake news, perché tutto quello che non corrisponde a quella che è la sua volontà, a quella che è la sua verità, diventa una fake news. Credo che per il lavoro degli inviati, così come il lavoro ormai esiguo dei giornali di opposizione in Russia, è davvero problematico. Ma come possiamo capire realmente se qualcuno ci racconta mezze verità oppure notizie vere? È molto difficile, perché anche il lavoro degli inviati di guerra è difficile, perché magari loro stanno registrando quello che succede in una parte della città e dall'altra parte i russi possono raccontare una verità che è completamente diversa, filmando delle cose che possono essere false, mettendo in giro deepfake, video anche di precedenti conflitti. Social network in questa guerra stanno assumendo un ruolo fondamentale, perché da una parte abbiamo avuto l'appello del presidente ucraino e suoi cittadini di filmare tutto quello che stava accadendo per cercare di documentare la verità di un paese sotto assedio. Dall'altra parte gli stessi social network, attraverso industria di fake news, vanno a determinare una finta narrazione di quello che sta accadendo e sicuramente stravolgono quello che sta succedendo. La disinformazione si può combattere solo ed esclusivamente documentandosi, cercando di capire quali sono le fonti vere, dove arrivano le notizie, andando a, per esempio nel caso dei video, a capire chi ha postato questo video, se è credibile, se ha già postato video precedenti, chi lo segue. Si possono anche vedere le ambientazioni, tutto quello che ci può aiutare a capire se è vero o è falso.